una gara delicata per entrambe le squadre, soprattutto per la Lazio, che è chiamata ad una vittoria per riportarsi in quarta posizione dopo gli ultimi risultati della domenica, con la formazione biancoceleste che dal quarto si è ritrovata al sesto posto. È stata scavalcata anche dalla Fiorentina, che ha battuto in extremis l'Atalanta. Il Napoli è distante, la Lazio punta ancora al terzo posto, ma oggettivamente è assai complicato per la formazione di Stefano Pioli raggiungerlo. Però insomma, la Lazio cercherà di riavvicinarsi alla formazione partenopea per dire la sua in chiave terzo posto. Dall'altra parte c'è un Genoa che non vince da 7 giornate, ma che batte da 7 scontri diretti consecutivi proprio la Lazio. Dunque il 7 è il numero che ricorre maggiormente in questa serata freddissima dello Stadio Olimpico. 25.000 gli spettatori, parte Biglia, la conclusione, gran parata di Perin, ancora buona la palla, la rimette in mezzo Mauri, strepitosa parata di Perin, si è disteso sulla sua destra, una traiettoria velenosissima quella di Lucas Biglia, fantastica parata di Mattia Perin che salva il Genoa al settimo minuto del primo tempo. Lazio 0 Genoa 0. Candreva, conclusione, ancora Perin sul primo palo, poi c'è il fallo, la spinta di Candreva che cercava di riprendere il pallone. Lazio ancora pericolosissima, vicina al gol del vantaggio, questa volta con Candreva che ha battuto di prima intenzione sul primo palo, ha allungato la manona a sinistra Perin e ha deviato il pallone. 0-0 Olimpico tra Lazio e Genoa, ma seconda occasione da rete per la formazione biancoceleste. Ci riprova il Genoa, questo pallone in profondità per Niang, posizione regolare, Niang dribbla Marchetti, lo mette giù e dovrebbe esserci calcio di rigore ed espulsione. Dovrebbe esserci, e infatti così è. Rigore per il Genoa ed espulsione di Marchetti. Bravissimo Niang a infilarsi nel cuore della difesa della Lazio. Marchetti sorpreso. Marchetti imbufalito nei confronti dell'arbitro. Aggancio sapiente da parte di Niang. Poi Marchetti va a franare letteralmente sull'ex attaccante del Milan. Un rigore assolutamente indiscutibile. Bella responsabilità dunque per l'albanese Berisha, che dovrà cercare di neutralizzare il rigore di Diego Perotti. Il giocatore argentino Diego Perotti, el monito, la scimmietta, tradotto in spagnolo, calcio di rigore in favore del Genoa. Dunque c'è Diego Perotti contro Berisha, siamo alla mezz'ora del primo tempo, parte Perotti, breve rincorsa, la conclusione, rete, il Genoa in vantaggio, ha segnato Perotti, in pratica non si è nemmeno mosso Berisha, è rimasto come un palo al centro della propria porta, pallone basso, raso terra, niente da fare per Berisha, e alla mezz'ora di gioco il Genoa si porta in vantaggio all'Olimpico. Lazio 0 Genoa 1, Perotti su rigore, occhio, è partito Falche, fuori d'un soffio, si è divorato il gol del raddoppio Iago Falche, ancora una volta presa di infilata la difesa della Lazio, scattato in posizione regolare in mezzo a Zana e a Radu. Falche si è presentato solo davanti a Berisha, ha cercato la precisione con il sinistro ma ha allargato troppo la conclusione. Che opportunità per il 2-0 fallita dal Genoa con Iago Falche. Ancora Genoa, ancora Rincon dentro, Falche, Berisha va a respingere con la punta del piede sinistro, Iago Falche ha calciato verso la porta biancoceleste e Berisha ha allontanato con i pugni. Pallone affidato a Basta, ancora Basta per Mauri, va vuoto De Maio, close di testa per Mauri a radicale sinistro, palo di Mauri, Lazio sfortunata. Biglia, parte il cross sul secondo palo, Mauri si coordina e per poco ne usciva fuori un gol fantastico, una rovesciata con il pallone che termina sul fondo, gran gesto tecnico da parte di Mauri in rovesciata, pallone però sul fondo, e il Genoa che si proietta in fase offensiva, c'è Kučka al limite, Berisha, poi il pallone fuori gioco, la palla in rete ma tutto inutile, c'era fuori gioco sulla respinta da parte di Berisha, c'era la posizione irregolare da parte di Lestienne, se non andiamo errati, sì, di Lestienne. Esatto, quindi gol nemmeno annullato perché il gioco era già fermo. Al Genoa basterà soltanto
il possesso del pallone, tenere il pallone in questi ultimi 30 secondi per sbancare l'Olimpico e battere per l'ottava volta consecutiva la Lazio con lo stesso punteggio dell'andata. C'è l'opportunità, l'ultima è questa per la Lazio con Anderson, lanciato da Klose. Anderson al limite dell'area di rigore, Felipe Anderson si scontra con Keita e la Lazio perde veramente in maniera banale il pallone e perde probabilmente anche la partita a questo punto, perché il Genoa parte in contropiede, tiene il pallone lontano dalla propria area e finisce qui. Scadono i 3 minuti di recupero, ottava vittoria consecutiva del Genoa sulla Lazio. Genoa batte Lazio 1-0, ha deciso il calcio di rigore alla mezz'ora del primo tempo di Diego Perotti, Lazio in 10 uomini per più di un'ora in virtù dell'espulsione in occasione del rigore concesso da Gervasoni del portiere Marchetti. Pioli ha tolto nell'occasione Cataldi, in porta è andato Berisha, poi la Lazio ha avuto sì l'opportunità più ghiotta nella ripresa con Mauri che ha colpito un palo, però dobbiamo dire che ha attaccato con grande confusione, il Genoa tutto sommato ha amministrato senza eccessivi problemi il vantaggio.